Microfoni di Video Sicilia, Angelo Sandri, trainer del Marsala. Nonostante nelle ultime settimane il Marsala avesse sfiorato più volte la vittoria ma non ci fosse riuscito, come nelle sei gare invece in cui aveva dimostrato tante qualità sotto porta, il Marsala oggi non ha cambiato fisionomia, non ha temuto la prima della classe, ha rischiato un po' forse nella parte iniziale della gara ed è pure giusto, però poi è andato tutto bene e i tre punti sono stati in favore dei lillibetani. Ma sapevamo della forza dell'Agregas, è una squadra che è forte in tutti i reparti, che bisogna giocare, bisogna raddoppiare le forze se vuoi fare il risultato contro l'Agregas. Oggi ai ragazzi avevo chiesto proprio questo, cercare di dare tutto quello che avevano, cercare di ottenere tre punti, perché purtroppo noi nella classifica in cui siamo il risultato di parità ci serviva ben poco. Sapevamo che era difficile, l'Agregas è venuta qua, si è giocata la sua onesta partita. Ripeto, il Marsala sicuramente ha fatto una prestazione al di sopra delle proprie possibilità, ha messo tutto quello che aveva e penso che nell'arco dei 90 minuti abbia meritato la vittoria. Soprattutto nel secondo tempo, quando l'ha ipotecata con quel gol di Comparato che non ha lasciato scampo al Russo, bellissimo il suo tiro che si è spento alle spalle proprio del portiere agrigentino. Ma sicuramente il 2-0 ci ha fatto stare un po' più tranquilli, perché sai come sull'1-0 contro una squadra come questa devi stare attento perché ti possono fare gol in qualsiasi momento. Poi purtroppo noi venivamo da una partita purtroppo con l'Alcamo che al 93esimo sappiamo tutti com'è finita, quindi il 2-0 è normale che ci ha fatto stare un po' più tranquilli. Però ripeto, quello che mi rende oggi contento e felice è la prestazione di questi ragazzi che hanno dimostrato veramente di volere a tutti i costi ottenere questa salvezza, che è difficile ma che sicuramente il Marsala se la giocherà fino alla fine. Sul lato psicologico come hai lavorato in settimana, visto che mancava questa vittoria, visto anche quello che è successo stamattina, insomma non c'erano le condizioni ideali per giocare a calcio, però oggi ha vinto lo sport. Ma sicuramente, oggi avete visto alla fine i tifosi dell'Agregas con quelli del Marsala che si sono applauditi a vicenda. Oggi la situazione non era facile perché dopo il fatto di stamattina i ragazzi erano un po' scossi, perché conoscevamo tutti Domenico Marceca, soprattutto Gaspare Pellegrini che fa parte del gruppo, e quindi una notizia bruttissima. I ragazzi, ho chiesto a loro di dare tutto quello che avevano e ripeto, oggi sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Dedico questa vittoria a questo ragazzo qua, a Domenico, e poi soprattutto a questi tifosi che oggi ci hanno incitato, e speriamo alla fine di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Ok, grazie. Video Sicilia, poche battute. Ai nostri microfoni il trainer dell'Agregas, mister Rigoli. Premettendo che il terreno di gioco del Nino Lombardo Angotta è tutto tranne che un terreno idoneo per giocare a calcio, specialmente tra due squadre, perché anche il Marsala si occupa l'ultima posizione, vanta in squadra giocatori che sanno giocare al calcio. L'Agrigento, l'Agregas, da par suo, una squadra che ama giocare a palla a terra con i suoi giocatori sopraffine, in questo terreno di gioco giustamente oggi non ha potuto farlo. Il Marsala comunque di mister Sandri è sceso in campo non cambiando il proprio assetto tattico, ha giocato sempre con le tre punte, con i due esterni alti e con Gimò centrale, quindi non si è intimidita di questa Agregas, che comunque nel primo quarto d'ora ha espresso una grande mole di gioco, e se avesse segnato nulla ci sarebbe stato da dire. Poi il vantaggio inaspettato di Maltese, le cose sono un po' cambiate, poi quell'Eurogol di Comparato che vi ha un pochettino spezzato le gambe. Penso che lei ha fatto la giusta analisi alla partita, sono assolutamente d'accordo con quello che dice lei, perché nel primo quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo fatto noi la partita, abbiamo creato due o tre situazioni importanti dove non siamo riusciti a metterla dentro per nostra imprecisione, forse per nostra poca determinazione. Dopo il gol penso che il Marsala ha preso il sopravvento sulla corsa, sulla voglia, sulla fame che aveva di portare a casa i tre punti, e penso che nell'arco dei 90 minuti ha meritato i tre punti, perché ha avuto sicuramente più voglia di noi. Sono d'accordo con lei sul fatto del campo, che penso che penalizza sia noi che il Marsala, perché penso che disponiamo di due organici abbastanza importanti per la categoria, e penso che con un terreno diverso si sarebbe vista una partita diversa, sicuramente di una qualità più alta. Ma lei ci ha abituato, Nino Lombardo Angotta ridotto a un pantano. Io ricordo un Marsala 2000 Modica terminato 0-0 in condizioni ancora più pietose di questo forse.
Pioveva quella giornata. Sì, ma non era così pietoso. Oggi abbiamo battuto tutti i record. Oggi già a portare i cavalli, a farli trottare qua già era... Penso che i cavalli facevano fatica, avendo quattro zampe, quindi penso che facevano fatica. Però dico, questo non vuole essere un alibi per noi o una scusa, perché penso che per la volontà espressa nel campo il Marsala ha meritato di vincere la partita. Premettendo che diamo per certa la vittoria del campionato per l'Acragas. Va bene, ok. Del Marsala cosa ne pensa? Questo organico potrebbe anche lasciare play-out e salvarsi comodamente, oppure dovrà ricorrere alla lotteria degli spareggi? Ma guarda, questo io non lo so, sicuramente è un campionato molto equilibrato, la squadra che ho visto oggi, se mettono questa stessa determinazione, penso che si possono tirare fuori, ma io la cosa che penso è che secondo me Marsala non deve fare né l'eccellenza né la Serie D, ma sicuramente deve fare un campionato professionistico. Con l'auspicio che quello che ci sta dicendo si realizzi, le auguriamo di vincere questo campionato e una buona serata.